Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di disturbo di panico e per farlo siamo in collegamento da Trapani con il professor Nicolò Renda. Il professor Nicolò Renda, a proposito del disturbo di panico, ha pubblicato due testi. Il primo nel 2012 con la professoressa Donatella Marazziti dell'Università di Pisa. Il secondo nel 2019 ed edito sempre da Alpes Editore con la collaborazione di diversi autori. Buonasera e benvenuto, professor Renda. Buonasera. Quindi, professore, oggi l'argomento di oggi è il disturbo di panico. Che cosa si intende quando si parla di disturbo di panico? Allora, il disturbo di panico è un disturbo abbastanza frequente, caratterizzato da una sintomatologia, diciamo, abbastanza varia, caratterizzata secondo il DSM-5 da paura di svenire, paura di morire, paura di avere un infarto. Infatti spesso le persone si recano al pronto soccorso per la paura di morire o di avere un infarto, e poi facendo tutti gli esami di routine al pronto soccorso ci si rende conto che è un disturbo d'ansia. Questo non vuol dire che il disturbo di panico non sia nulla, anzi è un disturbo che va preso in considerazione e che va trattato adeguatamente. Professore, quali sono i dati in questo momento in Italia che riguardano proprio il disturbo di panico? Ma i dati al momento sono, a mio avviso, un po' sottostimati. Diciamo che sono intorno all'1,5-2%. 1,52 rispetto alla popolazione italiana, però credo che non sono dei dati molto attendibili, perché poi negli ambulatori e negli studi privati si vede che c'è un'altissima frequenza di pazienti che accedono per questo tipo di problematiche. Tra l'altro i farmaci ansiolitici sono tra i farmaci in questo momento più venduti al mondo, e quindi credo che ci sarà anche un motivo per cui questo accada. Certo, giustamente essendoci questa vendita del tipo di farmaco che lo va a curare, sicuramente il dato è sottostimato, sarà più alto rispetto all'1,5-2% di cui si parla in questo momento in Italia, giusto, dottor professore? Assolutamente sì. Poi volevo indica. chiederle, a proposito sempre del disturbo di panico, è un problema di tipo organico o di tipo psichico? Allora, intanto si chiama disturbo di panico perché non c'è una eziopatogenesi ben determinata, e quindi non possiamo dire, diciamo, qual è il motivo. Eziopatogenesi significa la noxa patogena, qual è la causa che ha determinato questo disturbo, e quindi non prende il nome di patologia da disturbo di panico, ma viene definito disturbo di panico. E comunque le cause sono multifattoriali, ci sono delle cause genetiche, ci sono delle strutture neuroanatomiche che sono coinvolte in questo tipo di disturbo, come il tronco dell'encefalo, l'amigdala e tutto il sistema delle emozioni. La parte ancestrale del cervello è quella più, diciamo, sottoposta ad indagine in questo momento. Molti autori ritengono che ci sia anche una disregolazione del sistema vegetativo, quindi il rapporto tra noi abbiamo un sistema nervoso centrale, un sistema nervoso periferico, e il sistema periferico è caratterizzato da due branche, una si chiama l'ortosimpatico e l'altra prende il nome di parasimpatico. Questi due sistemi devono stare in equilibrio e
per motivi va vari, quali lo stress, una vita sregolata e tutta un'altra serie di situazioni, questo equilibrio viene a mancare. Spesso, sono stati fatti degli studi riguardo appunto su questa tematica, dove si evidenzia che il rapporto tra il sistema vegetativo simpatico e parasimpatico è a favore del simpatico piuttosto che del parasimpatico. Quindi c'è una ipersimpaticotonia rispetto ad una ipoparasimpaticotonia. Poi ci sono degli aspetti anche psicologici che sono determinanti, come diciamo l'ansia da separazione, che è un elemento fondamentale che si viene a determinare soprattutto nelle prime fasi di vita. C'è un rapporto che non è molto adeguato tra genitori e figli, e quindi si viene a creare un aspetto, diciamo, l'aspetto non è forse molto corretto, ma si viene a creare una sorta di relazione ambivalente, un attaccamento che non è sicuro. E questo negli anni poi determina, oppure può determinare, l'insorgenza del disturbo di panico. Come dicevo, il disturbo di panico, però, per definire un disturbo di panico, noi dobbiamo avere ben chiaro che un solo attacco di panico non determina il disturbo di panico. Uno, due o tre attacchi di panico durante l'arco della vita sono assolutamente normali. Invece, quando poi diventano molto più frequenti e si inizia ad avere l'agorafobia, che è la paura degli spazi aperti, ma anche la paura degli spazi chiusi, e anche la paura di andare incontro ad altri attacchi. Questo prende il nome di fofobia, quindi viene la paura della paura. Quindi la paura, io ho paura di uscire di casa, di andare in autostrada, perché posso sentirmi male, posso avere un attacco di panico e nessuno mi può soccorrere. Questo è il nodo essenziale del disturbo di panico, perché poi si entra in un circolo vizioso che determina poi l'incapacità ad avere una vita autonoma. Le persone, infatti, spesso poi hanno necessità di un caregiver, quindi una persona, un accompagnatore che li accompagna un po' dovunque, perché da soli hanno il timore di poter incorrere in questo problema e quindi di sentirsi male. Quindi può diventare veramente invalidante il disturbo di panico. Assolutamente sì. Anzi, se non viene trattato, la terapia è farmacologica essenzialmente, è psicoterapeutica tramite la terapia cognitivo-comportamentale secondo le ultime linee guida. Però diciamo che ci sono anche altri trattamenti psicoterapici che possono lavorare sul profondo, che possono avere una sua validità, a mio avviso. Per quanto riguarda il trattamento farmacologico del disturbo di panico, nella fase iniziale è fondamentale, perché questo altrimenti può diventare cronico e quindi determinare una più difficile cura e quindi un più difficile trattamento. Professore, secondo lei quali sono le prospettive future per quanto riguarda il trattamento del disturbo di panico? Intanto, prima di rispondere a questa sua domanda, volevo chiarire un aspetto: che il disturbo di panico deve essere considerato sia un disturbo sia un sintomo, nel senso, per riuscire a trattare in modo adeguato il
Il disturbo di panico, intanto la terapia deve essere fatta sia psicologica che farmacologica per tempi e dosi adeguate per quanto riguarda il trattamento farmacologico. Anche la psicoterapia deve essere fatta per tempi adeguati. Riguardo al sintomo, diciamo che il disturbo di panico può essere considerato anche un sintomo come la febbre, perché può presentarsi se diciamo alla base vi è una depressione, un disturbo bipolare o altre patologie psichiatriche che si possono presentare con il disturbo di panico nella prima fase, nella fase iniziale. Quindi dobbiamo sempre avere l'umiltà di capire che non siamo onnipotenti. E quindi prima di assegnare una terapia farmacologica, prima di fare un trattamento, bisogna guardare bene il paziente, perché in psichiatria non abbiamo esami ematologici che ci possono, diciamo, indirizzare per una strada piuttosto che in un'altra. Quindi dobbiamo avere la pazienza di fare diversi incontri prima di capire realmente di cosa si tratta, di che disturbo si tratta, e quindi evitare di fare delle mosse un po' azzardate, perché poi alla fine quello che ne va di mezzo poi alla fine è il paziente. E io credo che in psichiatria, infatti, diciamo la prima impressione che noi la dobbiamo considerare come una fotografia, come un'immagine che in questo momento può rappresentare, può descrivere o fotografare un sintomo, e fra un mese, un anno può essere completamente un'altra cosa. Quindi bisogna avere la pazienza di capire e la cautela di considerare il paziente nella sua globalità, perché non ci possiamo dimenticare che siamo dei medici, e quindi dobbiamo valutare il paziente nella sua globalità, non in modo settoriale, quindi soltanto da un punto di vista psichico, ma anche da un punto di vista più complesso, globale, valutando altri aspetti come l'aspetto cardiovascolare, l'aspetto intestinale, l'aspetto del respiratorio, e quindi alla fine fare una diagnosi più precisa possibile. Tornando al futuro, dottore del disturbo di panico, professore? Allora, il futuro del disturbo di panico, credo che ci siano delle terapie sulla genomica, sulla terapia personalizzata. Quindi, perché ad esempio io, se faccio un trattamento farmacologico con degli SSRI, che sono il trattamento gold standard in atto per il disturbo di panico non resistente, perché poi c'è il panico resistente che va trattato con altri tipi di farmaci. Comunque, una volta che io assegno un farmaco ad una persona, non è detto che quella persona possa avere la stessa efficacia con una molecola rispetto a quella che può avere un'altra persona con la stessa molecola. Questo è dato perché ognuno di noi ha un proprio patrimonio genetico che deve essere studiato. Noi facciamo, almeno io, spesso collaboro con dei genetisti di Roma e di Milano, in cui andiamo a valutare l'assetto genetico e cerchiamo di dare una terapia sempre più precisa e più adatta al paziente possibile. Quindi una terapia ad hoc per ogni singolo paziente, come giusto che sia. Professor Renda, io la ringrazio per essere stato qui con noi oggi. La ringrazio, ringrazio voi per avermi invitato. Buonasera a tutti.
E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.